development of the front wing lost as they all battle in the background. Falco has moved up to third. He is indeed! Leclerc is trying to go round the outside of Ollie Ronan. Oh, look at that! Nobu is out of the car. And Antonio Falco pulls off a Max Verstappen-esque move! Franco, che bella immagine. Avevo inforcato gli occhiali io. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Buon pomeriggio da parte di Pippo Gatto. E di Franco Segreto. Siamo qui con questa nuova veste di Replay, datata 4 settembre 2017. Pippo, i complimenti al tuo amico Antonio, Fuoco. Antonio Fuoco, amico, ma non solo. Il calabrese che tiene alta la bandiera dell'Italia nella Formula 2. E gli facciamo i complimenti, e la copertina è dedicata a lui, perché a Monza sabato e domenica ha vinto la gara di sabato ed è arrivato terzo domenica, praticamente un weekend da paura, anzi un weekend di fuoco. Complimenti, perché il ragazzo sta veramente facendo cose belle, driver della Prema in Formula 2, driver dell'Accademia Ferrari, sempre che coltiva e alleva giovani, anche lì i giovani sono tenuti in considerazione, e il suo compagno Leclerc è primo in classifica, lui è ottavo nella classifica in questo momento della Formula 2, sta facendo cose grandi, ogni anno è passato dalla Formula 3 alla Formula 2 e ovviamente adesso in odore di Formula 1. Le immagini che abbiamo visto erano sulla gara di Spa in Belgio, dove ha preso altri 15 punti, però a lui vanno i complimenti per aver vinto a Monza in casa con tutto il pubblico che lo segue. Franco. E allora, possiamo partire? Sì, allora partiamo subito e andiamo a presentare gli ospiti di questo Replay, perché diciamo subito che nella seconda di campionato la copertina la merita e li arrende, come recitano questa mattina il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport addirittura. La Gazzetta dello Sport che titola per il rendecalcio, insomma, significa che questa squadra del presidente Coscarella Fabio, che salutiamo, si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama, diciamo, della Serie C ex Lega Pro, dopo essere stata ripescata e aver vinto praticamente il famoso ricorso a Consiglio di Garanzia del CONI. Detto questo, la sconfitta del Cosenza, approfondiremo con questa vittoria della Paganese per 2-0 di sabato sera al San Vito Marullo, e poi parleremo naturalmente della Regina, la Regina che ha battuto per 2-1 il Catanzaro, e di questo e di altro con tanti contenuti filmati e naturalmente le interviste del post gara. Io presento gli ospiti, Pippo, ecco qua, andiamo con Antonio Clausi, che ha un mercato veramente sontuoso, tra virgolette, per quanto riguarda Cosenza Channel. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Poi calcio ci ha mandato il team manager, il grande Kevin Marulla, che è con noi insieme a un altro importante ospite mandato dal Rende Calcio. Dillo, dal presidente Coscarella, che è stato il nostro opinionista per tanti anni, ha fatto con me anche la rassegna stampa, però Franco Gagliardi nei giorni scorsi era appetito da qualche squadra, non faccio il nome per motivi di opportunità, però ha deciso di restare vicino a casa sua, vicino, lui vive a Maglie, mi pare, no? Casolebruzio. Franco Gagliardi, Casolebruzio, che fa il capo scouting del Rende, però è come organizzatore, come direttore generale, no, perché c'è l'amico Giardullo, però insieme a Gigi De Rosa, a Modesto, poi ne parlerà, ma tanti non è un altri caso, ex fai. Giocatori del Cosenza, guarda caso, si stanno spostando non sulla sponda di Campagnano, sponda biancorossa, chissà perché. È arrivato Gagliardi, 3 vittorie di fila, poi dobbiamo anche dirlo, dobbiamo anche dare spazio a questo Rende, che la matricola terribile. Terribile, ma più che terribile, 2 derby vinti in 7 giorni e una gara fuori casa. Cosa vuoi di più dalla squadra che è appena arrivata in Lega Pro? Allora Pippo, io direi di andare a vedere subito i risultati con la classifica generale dopo queste prime 2 partite di campionato. Andiamo a leggerlo e poi naturalmente dibattito in studio, d'accordo? Sì, vai. Allora, Enzo Leonetti in regia, alla camera Michele Cava, e mi pare che ci sia Giuseppe Costanzo oggi alla messa in onda. Possiamo partire con i risultati, eccoli qua.
Allora, Akragas rende 2-3, rende vince in rimonda, Bisceglie Virtus Francavilla 2-1, Casertana batte Catania 1-0, Paganese batte Cosenza in trasferta 2-0, Affondi, Monopoli batte Fondi 1-0, poi abbiamo la vittoria del Lecce sul Trapani per 2-1, Regina Catanzaro 2-1, Sicola Leonzio Matera 2-1 e poi Siracusa Fidelis Andria è stata rinviata al prossimo 26 settembre perché ci sono lavori di rifacimento allo stadio, sta facendo un nuovo look lo stadio di Siracusa e quindi rinviata al 26. Andiamo a vedere Enzo Leonetti. Le note dolenti, la classifica. La classifica, le note dolenti sì, perché se vediamo che al comando ci sono tre squadre, Bisceglie, Monopoli e Rende, poi questo ce lo da Franco Gagliardi. Guarda caso due squadre che provengono dalla Serie D con 6 punti insieme al Monopoli. E un terzetto in cima alla classifica, segue il Lecce con 4 punti, poi a 3 punti troviamo Sicola Leonzio, Casertana, Catanzaro, Paganese, Regina e Trapani, Matera a 2 punti, Fidelis Sandi a 1 punto insieme alla Juve Stabia, al Catania, al Fondi, alla Virtus Francavilla. E poi chiudono la classifica generale altre 3 squadre, il Siracusa che è una partita in meno, Akragas e Cosenza. Pippo, a te la parola, ritorniamo in studio. Cosenza solo soletto, ma partiamo dal vertice, Cosenza lo affrontiamo dopo perché questo Rende non solo merita la copertina di questa puntata, ma merita anche i complimenti per quello che ha fatto in soli 8 giorni. Considerate anche che giovedì scorso ancora non c'era, giovedì prima che iniziasse il campionato, non c'era l'autorizzazione per il campo, c'è stata fatta una riunione del GOS sulla sicurezza, in 3 giorni hanno messo a posto tornelli e tutto quanto, e questo la dice lunga su quanta e quale voglia. Io direi che a questo punto la parola non può che andare a mister Gagliardi, perché mister evidentemente porti proprio bene. Io devo fare i complimenti, intanto vi ringrazio perché mi avete costretto per la prima volta a essere un rappresentante di una società di Cosenza. E questo ci fa piacere. Ma questo fa a me a piacere anche perché cercavo eventualmente una collocazione a casa, e grazie anche per la parola che avete speso, e mi corre l'obbligo di essere meno gagliardese del solito e più rappresentativo. Anche perché diciamo, il momento non permette di essere a noi del Rende gagliardese, anche perché siamo ben consci di quelle che sono quello che è il momento e che rappresenta il momento del Rende in prima in classifica, che fa sicuramente morale, ci voleva anche perché i sacrifici da parte della società a partecipare dopo essere stati ripescati, aver pagato un dazio molto grande, ha fatto i salti mortali per poter giocare la prima in casa contro la Regina, ha avuto diverse difficoltà a partire proprio anche dal punto di vista numerico e le ha ancora, però io almeno la dico in questa, se la vedo in questa maniera, io non c'entro niente, io sono arrivato a tavola parata, spero di fare meno errori, perché la tavola l'aveva apparecchiata il presidente Coscarella con i suoi diciamo braccio destro e braccio sinistro che si rifanno al direttore generale e all'allenatore e perché no al direttore sportivo Giambattista Martino. Hanno fatto delle cose veramente nel minor tempo possibile, il risultato ha dato ragione, molti dicono che è una preparazione affrettata che permette di essere anche brillanti, però ritengo che il discorso tecnico-tattico che porta avanti il Rende si rifà agli anni che l'ha vista primeggiare anche nella classifica minore. Cioè c'è un allenatore che io sono convinto sto conoscendo da poco e lo apprezzavo già prima, lo apprezzavamo già prima anche da queste emittenti, il quale farà parlare di sé non soltanto in quest'annata ma anche in altre annate, anche perché a preparare le partite sono bravi tutti gli allenatori, compreso io magari se mi mettessi a fare l'allenatore. Però a leggere la partita in corso, e questo ha permesso nelle ultime gare anche di vincere a questo Rende, è molto difficile e me la dice lungo sulla sua validità e sulla sua possibile eventualmente andare in avanti per quanto riguarda il discorso di essere tecnico di altre squadre. Grazie Franco, voleva intervenire il nostro collega Antonio. Il direttore parlava della capacità di Trocini di saper leggere le partite. Beh, ieri proprio grazie a questa sua sagacia tattica, un cambio con tenendo Blazza in campo che fino a quel momento forse aveva sofferto un pochino sulla fascia di competenza, inserendo Franco, sono stati
i due protagonisti della rimonta. Della rimonta assoluta, Franco con il gol e Blaze con un assist per Rossini, che con un bel inserimento e un bel colpo di testa poi ha mandato a carte 48 i piani dell'Akragas. Tanto di cappello al rende, perché è giusto sottolineare i meriti di questa squadra. Bravo Trocini, anche a dirvi una cosa, siamo consci di quella che sarà la nostra stagione. Dopo, lo sentiamo, ce lo dirà lui direttamente. Io non so se vogliamo sentire Kevin sul Rende, e poi andiamo a commentare Pippo la partita. Di Agrigento. Kevin, vuoi dire qualcosina sul Rende? Sì, se no mi associo alle parole di elogio espresse da tutti voi. Insomma, condivido, perché non è sicuramente facile iniziare in un palcoscenico così importante in questa maniera, e magari dopo tutte le difficoltà, specialmente tempistiche, che si sono affrontate per prepararsi a questo campionato. Diceva bene, insomma, Gagliardi, che è ancora all'inizio, e quindi bisogna essere tutti consci ed equilibrati, sia chi sta davanti sia chi sta dietro, che è ancora all'inizio, e quindi complimenti veramente a Rende, e speriamo per la Calabria intera che alla fine dei conti tutte le calabresi possano aver fatto bene, e non soltanto all'inizio. Pippo, se mi permetti, io volevo fare una domanda a Franco Gagliardi, perché siccome si interessa alle cose calcistiche, appunto, calabresi, io so che c'è il Consiglio federale in atto e sembra che ci sia qualcosa per la Vibonese, sembra che vogliono fare ricorso Consiglio di garanzia del Cone, perché non hanno mandato giù questa riammissione che è stata data alla Vibonese. Ma ecco, tu che hai sempre parlato, due colpi in una volta, è possibile che la Lega non li possa sopportare, però nel senso, il colpo riferito a Rende, che è riuscito a inserirsi in un discorso di campionato di riammissione, ma anche perché gli competeva per aver vinto, tra parentesi, no? Invece la riammissione della Vibonese è un po' indigesta, anche perché va lì a scoperchiare determinate situazioni che già per quanto riguarda le annate passate hanno lasciato molto a desiderare. Quindi, però io sono convinto anche di un'altra cosa. Io conosco Caffo perché diciamo che abbiamo flirtato. Rimaniamo promessi sposi tutti sempre, perché in effetti, ma in che vesti? Ma nelle vesti di essere uno come sono nel Rende, no? Uno che ha tanta età, che può mettere la sua esperienza e non ha voglia, e ha ancora voglia di apprendere da quelli più giovani. Questa è la mia. Quindi come la vedi questa situazione? Io la vedo che Caffo non molla dopo aver, non mollerà sicuramente. Qualsiasi tipo di decisione andranno a prendere, Caffo sono convinto che porterà tutto in tribunale, anche a livello civile, e per situazioni penali. Il Consiglio federale ha abbandonato la riunione, l'asso calciatore. E allora, se ha abbandonato l'asso calciatore, caro mister, allora il discorso è molto difficile, sì. No, lo vedo complicato. Queste sono le ultime che state dicendo. Io ritengo di conoscere bene il presidente Caffo, un uomo a modo eccezionale, che ci sta bene nel nostro calcio meridionale, e ritengo che andrà avanti anche a livello personale nei confronti di qualcuno che probabilmente lui avrà individuato e che probabilmente ha fatto storcere il muso per la riammissione di questa Vibonese. Pippo, partiamo allora con questa sintesi. La Serie A non ha giocato, vediamo poi in coda di mettere qualcosina del Crotone che sia sulla sabbia, la cosa simpatica anche da vedere, e la voce di due nuovi arrivi. Però partiamo subito con la sintesi, Franco, partiamo, sì, e ci buttiamo a ci aiuta Franco fitto. Gagliardi, ci aiuta Franco, Franco Gagliardi, che conosce molto bene i ragazzi del Rende. E possiamo dire che il Rende ha vinto per 3-2 in rimonta, con gol di Salvemini sul rigore per l'Akragas, poi al 30° il pareggio di Gigliotti, al 47° il 2-1 di Mileto per l'Akragas, poi 78° Franco per il Rende, a 7 minuti dal termine il colpo di testa di Rossini. Qui l'Akragas è tornata nel proprio stadio, all'Esseneto, qui c'è Gigliotti si è presentato davanti già una volta. Ecco Franco, se vuoi commentare. È un modo di giocare particolare, che io tra parentesi questa partita è la prima volta che vedo degli highlights, perché ero impegnato, e già in questo vogliamo darci un profilo anche più alto del solito, ero impegnato a Lecce, dove giocava il Lecce, mandato dal Rende.
per cercare di osservare. Franco, commentiamo questo che poi parliamo di legge di rigore. Qui è il calcio di rigore, mi sembra che ci stia tutto. Sì, penso di sì. La prossima volta avremo anche un arbitro, non è che l'arbitro che ci sarà un supporto. Cioè, diciamo che è stato bravo, diciamo che è stato bravo un po' ingenuo il nostro giocatore a farsi toccare, a farsi toccare. E qui c'è il gol, c'è il gol del Salvemini. Io questo Salvemini, Franco, non è che ti voglio insegnare qualcosina, lo terrei d'occhio. No, guarda, c'è una cosa. Io stamattina parlavo con Droggi e dicevo, guarda le mie carte, Salvemini dove l'avevo messo. Vedi, io e te non ce l'avevamo sentito. No, come un calciatore dice, è forte, un bel torello. Ma io l'ho messo fra quelli che fra le mie carte dell'anno scorso, dopo aver visto dopo averlo visto in campionato, soprattutto anche a Cosenza. E allora qui c'è ancora il giocatore fastidioso che va a fare battaglia con i due. Ma diciamo io diciamo che lo chiamo falso 9. Che ha caratteristica da bomber, però si muove in maniera particolare. Sta possibile 2-0, adesso vediamo. Alla mezz'ora c'è il pareggio di Gigi. Qua non c'è nulla, l'intervento è stato buono da parte di Sansone, tanto sulla palla netta. Sì. Sì, la si butta, tanto è vero che l'arbitro è molto vicino per poter non fare nulla. In avanti, sempre con il solito Salvemini. Certo, tira, certo. Dopo il gol, come era giusto. È stato bravo forte però, eh? Sì, ha fatto delle cose buone, anche perché quando si vince fanno tutti bene. E allora c'è molta eventualmente da parte dell'avversario. Qualche errore di troppo, però in questa fase non vede esagerate preoccupazioni. Anzi, il gol di Gigliotti che si fa perdonare il gol mancato nei primi minuti, insomma, perché già si era presentato un'altra volta. Diciamo si fa perdonare, ma è un modo di dire, non perché ha fatto bene, insomma. Qui c'è di nuovo la ripresa per poter rimontare, però il tiro da lontano ben controllato dalla difesa. Del Rende che in altre occasioni, nelle precedenti occasioni, mi era sembrata anche più vulnerabile, invece oggi ha fatto tirare molto da lontano e poi si è riproposta anche in maniera più pericolosa delle altre volte. Ciò vuol dire che è una squadra che è vero, come dicono tanti, che sta sfruttando un momento favorevole, così come dice qualcuno, di una preparazione affrettata. E qui c'è il 2-1 di Mileto. Qui ci sta anche perché non c'è stata copertura. Non c'è stata sull'esterno una buona copertura, una buona diagonale, però diciamo che c'era una certa pressione da parte di questa squadra. Come vedi, il traversone attraverso tutta l'area e l'altro che si inserisce libero probabilmente poteva essere controllato meglio. Comunque ecco, qui è la svolta secondo me, perché il nostro mister, come dicevo prima, è un mister che va a parlare di sé, e lo ripeto ancora. È riuscito a fare i cambi in corso. Perché in corso riesce a vedere la partita e probabilmente approfitta anche del discorso che in questo momento il Rende sta bene in salute, e quando gli altri calano li trafigge tranquillamente. È normale. Qui andiamo al secondo tempo dove praticamente prende in due minuti Franco e Rossini nei minuti finali, 7-8 poi minuti, riesce a fare due gol e ribaltare. Ma io sono anche convinto, vedi, questo è il fatto di il mezzo, eccolo, ma Franco di nuovo, ecco, vedi la gestione di Franco, la dice tutto. Qualcuno dice quello è titolare, quello è meno titolare. No, ha un momento particolare che non è al top della condizione, e anche Brunello, che io chiamo Giorgio tra parentesi, come papà, riesce a sfruttare il momento giusto per metterlo in gamba e poi per farsi ripagare con un gol del genere, che tra parentesi è un buon gol per la Lega Pro assolutamente. Ho visto delle bandiere sventolare, vogliamo salutare gli amici di Rende che hanno fatto un bel po' di chilometri per una trasferta lunghissima. Questo è l'altro è il gol praticamente di Rossini, molto bello. Come no? Ecco qua, ecco, cioè, anche loro fa gol del terzino, certo. Questo chi è, Franco? Blaze che gli dà un pallone da e lì da magari anche in superiorità numerica non riescono a difendere. Ciò vuol dire che tutto quello che è venuto guadagnato, conquistato sul troppo campo. In aria, palla in qui è stato bravo loro. Forte, eh? Certo. Ci provano loro, però, anche se provano a trovare il gol del pari. E qui rende molto ben coperto alla fine. E qui per esempio c'è un discorso di squadra che possiamo probabilmente sa quello che deve ottenere nel momento in cui è possibile ottenerlo, così come sono convinto, io lo dico come squadra, sappiamo che verranno dei tempi brutti e dobbiamo capitalizzare questi 6 punti che sono arrivati in un momento importante del nostro campionato e preparare Trocini, così lo sentiamo subito
e andiamo direttamente a chiudere il discorso Rende per poi iniziare anche... Sì, perché Kevin poi alle 4 ci deve lasciare. E poi possiamo sentire Mister Trocini dalla regia. Vai. È un gran momento per tutti noi, chiaramente non ci aspettavamo un inizio così di questo livello con due vittorie più la partita di 4 giorni fa vinta a Catanzaro in Coppa Italia. Siamo felicissimi del momento, siamo anche però consapevoli che ci aspetta un campionato durissimo, questi 6 punti per noi sono di vitale importanza per il proseguo che non ci deve far distogliere da quello che è il nostro obiettivo principale, che tutti sappiamo deve essere quello di conquistare una salvezza che per noi sarebbe fantastica viste le vicissitudini che abbiamo vissuto quest'estate. Non ci facciamo distrarre da queste due vittorie e continuiamo a lavorare a testa bassa, perché il cammino è lunghissimo e arriveranno certamente momenti difficili. Ecco qua, testa e bassa. Allora Pippo diceva quello che in effetti ha detto Franco Gagliardi prima, mister Brunello Trocini, che mettiamo salutiamo. Fieri in cascina. Dice, mettiamo i fieri in cascina perché sappiamo che il campionato è duro e di conseguenza ogni punto che raggiungiamo in questo momento ci serverà poi per la gestione del campionato. Antonio, quello che diceva Franco Gagliardi dall'alto della sua esperienza naturalmente. Assolutamente. Ma no, io dico anche dall'alto della conoscenza di questo campionato, che è veramente difficile, sì. Dall'alto dell'osservazione che ho fatto anche domenica di due squadre che saranno principe per tutto il campionato. Ecco, a proposito, Franco, Lecce e Trapani. Ci puoi dire di questo Lecce Trapani in due parole? Due squadre che sicuramente finiranno nei primi 5 posti del campionato, di livratura diversa, sì. Impostati per fare il campionato e per vincerlo. Il Trapani l'anno scorso in Serie B, il Trapani ha perso malamente. Se vinceva nel primo tempo per almeno 3 gol a 0, non c'era nulla da dire. Invece poi il Lecce ha capitalizzato 2 errori e poi ha giocato in 40 minuti per 10 in 10 uomini e ha mantenuto il risultato come una... Mi puoi dire questo caratterialmente, questo Di Piazza come è fatto? Perché c'ha dei buoni numeri, fa gol e poi si fa buttare Di Piazza è un pazzo scatenato. Ma riflette il momento attuale del Lecce, che ancora patisce la non promozione dell'anno scorso in Serie B. Quindi la pressione. Perché Di Piazza è stato espulso perché dopo aver fatto gol dal primo al quinto il tutto è avvenuto, riesce a dare un cazzotto a uno davanti all'arbitro, sicuramente ci saranno 2 giornate di squalifica, rosso diretto, e poi fa un bel gol perché prende in contropiede la difesa, se la mangia in velocità, un uomo longilino che corre dritto, un buon giocatore, no? Per questa categoria, e poi dopo si fa cacciare fuori, subito rigore ancora per il Trapani, 2-1 e poi... chiusura totale nella propria porta, dove il Lecce è stato bravo, ha sofferto, però il Trapani non ha dimostrato quella brillantezza che aveva dimostrata 11 contro 11 nel primo tempo. Dobbiamo fermarci, benissimo. C'è la pubblicità, non cambiate canale perché adesso parleremo del Cosenza. Restate con noi. E siamo di nuovo in studio, rientriamo, adesso ci abbiamo fatto una bella scoppacciata in Rende, Franco. Sì, mi pare adesso giusto affrontare il tema scottante che è quello del Cosenza. Io direi, prima di tutto diamo la parola a Kevin perché ci sono un po' di animi bollenti. Sì, e poi vediamo gli highlights. Contestazione a fine partita, che clima c'è adesso nello spogliatoio, Kevin? Beh, è chiaro che dopo due sconfitte nelle prime 2 giornate non potevamo certo aspettarci applausi o insomma cori di festa, però nello spogliatoio assolutamente c'è la fiducia e la voglia di perseverare, di lavorare ancora, perché siamo assolutamente convinti che il lavoro alla fine paga. Io li vedo lavorare da inizio luglio e ho visto una società che ha operato con investimenti ancora maggiori, ho visto un allenatore che ha lavorato sul campo e sta lavorando benissimo, è una squadra che lo segue, un direttore sportivo che ha scelto insieme all'allenatore i giocatori secondo quelli che erano i dettami e le nuove filosofie di gioco, e quindi non posso che essere fiducioso. È chiaro che in questo momento può regnare insomma nella tifoseria e nell'ambiente un po' di scoramento, però noi facciamo un altro mestiere, abbiamo l'obbligo e il dovere di rimanere calmi e lucidi, perché in questo momento perdere l'equilibrio è facile, sia in campo che fuori, a partire dal presidente, passando per allenatore, direttore e noi,
abbiamo tutti le capacità per rimanere calmi, attenti, analizzare bene la situazione e ripartire e reagire, considerando che c'è ancora un campionato intero. Quello che succede nelle prime partite può essere capovolto in un batter d'occhio, quindi da parte nostra c'è l'equilibrio e la voglia di continuare su questa strada che siamo convinti sia quella giusta, quindi al momento fiducia, lavoriamo, l'inizio non è quello che ci aspettavamo, però non è un dramma e noi siamo convinti di riuscire a ripartire e mettere in piedi la stagione come sempre abbiamo fatto, perché poi momenti difficili ne abbiamo vissuti tanti in questi anni e poi alla fine siamo sempre riusciti a reagire e a portare a termine la stagione nel migliore dei modi e sono sicuro che anche quest'anno faremo così. Andiamo a vedere, quindi analizziamo la partita in modo da dare spazio alla cronaca. Sì, dopo lo commentiamo perché sennò poi con i tempi non ci troviamo. Andiamo subito con gli highlights, poi sentiamo le interviste così facciamo un po' diciamo la fase giornalistica subito e poi andiamo al commento. E allora, ecco qua la Paganese in maglia bianca, Cosenza con la solita maglia rosso-blu a strisce orizzontali, qui alla Paganese che ha schierato un 4-3-3 che in fase di non possesso diventava 4-5-1 con Regolanti ex Latina che era la punta vertice, però ho visto anche un Bernardini, Cesaretti, Talamo, un giocatore, lo stesso Gomissi, uno dei 3-4 fratelli, fui uno del Torino della SPAL. Insomma, uno dei migliori in campo, esatto, veramente in una buona serata. Da ricordare che la Paganese aveva cambiato l'allenatore perché dopo la sconfitta interna col Bisceglie Matrecano si era dimesso nonostante i suoi 3 anni di contratto e la dirigenza della Paganese ha offerto la panchina a Massimiliano Favo, che in Serie C non ha mai allenato ma ha sempre allenato in quarta serie, ed è venuto a dare una lezione di calcio tra virgolette giocando di barricate, si difesa molto bene, giocando all'italiana, esatto, la famosa italiana, cioè chiusura degli spazi, ti ha chiuso gli esterni e poi ripartendo. Ma questa è la Lega Pro, cioè chi vuole lo champagne in Lega Pro rischia di ubriacarsi e mettersi a dormire. Bravo Pippe, forse è meglio un po' di cinzano, un po' di spumante, ma anche un bicchiere di vino rosso forse è meglio. E praticamente il Cosenza, ecco qui c'è il primo gol, Regolanti per la corrente da dietro, veramente un bel gol mister Gagliardi, veramente un bel gol. Quello che ho guardato erano 5 giocatori con maglia bianca e 4 del Cosenza, esatto. Allora qualche cosa non va bene, anche nel gol subito. Lui fa quello che vuole, poi addirittura 1, 2, 3, 4, 5, con l'uomo che Cesaretti. Questo poi Dorazio sbaglia il passaggio, guarda, Talamo prende la palla, vede Perina avanzato, pallonetto. Questo gol. L'hanno studiato, l'ha detto Favo, adesso lo sentiamo. Sì. Favo, se lo sono studiato a tavolino questo discorso di Perina fuori dai pali, praticamente questo è un rischio che correremo per tutto quanto il campionato. Guarda lì, mi sono permesso di dire in tribuna stampa che non abbiamo il narciso della situazione tra i pali, mister Gagliardi, né tantomeno la buonanima di Mancini, che era praticamente il pupillo di Zeman. Se Perina è fortissimo tra i pali, io non riesco a capire perché bisogna farlo giocare al limite dell'aria, visto che i piedi, non me ne voglia Perina, non è che sia granché con i piedi. E questo è il miglior portiere della Lega Pro lo scorso uno dei miei primi appunti. Poi c'è poi il palo di Bruccini e poi la parata ancora di Gomis che fa cose da pazzi. E poi Cosenza lì occasionissima poi per Mendicino e Baclè, tamburreggiante, mi pare quello di Tutino, però lì la partita era ormai finita perché come dicevi bene tu si è chiusa molto bene la Paganese, Gomis difendeva il 9 in 10. Bravo, ha fatto la sua parte, vedi? Contate tutti diciamo tutti i varchi chiusi, compreso il portiere che comunque è stato molto bravo, Gomis è determinato nelle parate. Cosenza, dicevo, ci ha messo del suo, purtroppo con 2 errori tecnici. La potevi pure pareggiare, voglio dire, se non c'era quelle distrazioni in difesa probabilmente 2 errori li hai pagati a caro prezzo. Cavallo che tira, Gomis ancora si distende. Anche c'è bella l'intuizione. Questo attacco tamboreggiante, mister Gagliardi, da parte del Cosenza, poi sentiamo anche naturalmente Antonio Lopez che era con noi, qui poi ci sono Antonio Claus lapsus ci sono stati alla fine ci sono state delle contestazioni anche contro il presidente Guaraccio, contro la dirigenza io Franco, comunque tu che impressione tirato, io dico sempre la mia anche in questa veste attuale ieri la mia presenza, highlights che ti intanto che c'è molto da lavorare, c'è da lavorare, che io sono anche ora convinto che il Cosenza ha una buona base da cui partire e da cui reagire. Io ero convinto l'anno scorso che fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, ritengo a dire che non ha cambiato molto, avevo le mie perplessità nel dire quelli che sono subentrati sono
capaci di far dare quello che hanno dato quelli che sono andati via. Penso che qui lo hai sempre detto. Oggi continuo a dire che questa è una squadra importante, anche perché ho visto Lecce e Trapani, che attualmente, dato che anche se il Trapani ha perso, sta un gradino più sopra. Però il Cosenza, almeno per quanto riguarda l'intelaiatura, per quanto riguarda proprio la struttura della rosa e per quanto riguarda l'esperienza che ha tutto chi gestisce attualmente il Cosenza Calcio, io sono convinto deve fare e può aspirare a riprendersi sicuramente, come si dice il mio amico Marulla, a cui tra parentesi rivolgo un bacetto più grande come se lo dessi a suo papà. E allora dico... Perché il Cosenza è grande piazza e il Cosenza anche cambiando probabilmente deve trovare il filotto, troverà il filotto e ne sono convinto, forse magari non scimmiottando molto il Pescara e eventualmente rivedendo la fase del gol che è venuto come un po' troppo a campo largo per gli avversari e lì magari lavorando su quelle che sono state le pecche attuali soprattutto, ma che sono ancora da portare avanti un grande Cosenza, ne sono convinto. C'è Antonio che poverino è stato in silenzio e dice la sua. Adesso un po' di minuti a disposizione. Da dove iniziamo? Dal Cosenza, certo. Io volevo replicare a Kevin che dice che sono molto drastico in questo periodo. No, perché alcune cose non mi sono piaciute. Non mi sono piaciute, lo voglio dire, l'ho detto l'altra volta e lo ripeto, sin dal ritiro, che ho visto che Fontana ha lavorato benissimo, però con due difensori centrali molto lenti, con i due difensori esterni che giocano sulla linea di metà campo, se sbagli una palla in uscita o sbagli un passaggio come è successo a Dorazio, ti fanno a fettine. Tant'è che tu hai beccato 6-8 gol, mi pare, in queste ultime tre partite, compresa quella di Coppa Italia. Se poco vai a giocare in quel modo a Matera, Dio ce ne liberi, come dice Franco Gagliardi. Quindi secondo me io auspico un cambiamento da parte della guida tecnica, perché probabilmente in questo 4-3-3 ci sono degli attori non protagonisti. Non aggiungo altro. Franco, ma no, mi corre l'obbligo. Io ho rilevato il fatto che nell'occasione del gol c'era inferiorità numerica da parte del Cosenza. Non mi riferivo a te. No, per dire, capito? E eventualmente c'era superiorità numerica dalla parte che in effetti poi ha fatto. Benissimo. Sì, ma non puoi difendere in 4 con 6 attaccanti, dai. Vai. Antonio. Partiamo dai fischi. Sì. Sì. Dove vuoi tu? Alla fine mi taccio. No, vabbè, ma io credo che la contestazione, i fischi, chiamiamoli come vogliamo, debbano far riflettere un attimo il presidente, perché se dopo due giornate il pubblico non è soddisfatto e fischia in questo modo, evidentemente c'è del malcontento che un po' era latente nell'ambiente. Qui, primo punto. Per quanto riguarda poi invece la questione squadra, la questione dei calciatori, Fontana, io credo che ancora sia troppo presto per dare un giudizio definitivo e completo, anche perché non dimentichiamo che il Cosenza, al contrario di quello che diceva prima il direttore Pertrocini, ha effettuato una preparazione molto molto dura, con doppie sedute fino a qualche giorno fa, quotidiane. È vero Antonio, però ci sta allenando da 2 mesi. Siamo d'accordo, però non è un gioco che si apprende molto semplicemente. L'idea tattica di Fontana, che ha un'idea tattica molto particolare, io credo che necessiti di un po' di tempo per essere appresa da tutti i protagonisti in campo. Questo non vuol dire che il Cosenza può perdere tranquillamente una terza partita a Matera o doveva perdere le due partite ed era giustificato. No, è ingiustificatissimo, è ovvio, anche perché il Cosenza è andato KO contro due formazioni di lignaggio non bassa me ne vogliono, classifica, lo possiamo dire. Di bassa classifica. E quindi almeno sulla carta, anche lo stesso Fontana aveva sottolineato che si trattava almeno sulla carta di due partite tra virgolette abbordabili. E quindi un po' tutti si aspettavano un'interpretazione diversa. A Monopoli io ritengo che il Cosenza almeno nei primi 15 minuti non è minimamente sceso in campo. Contro Paganese. La Paganese invece, a fronte di un primo tempo disputato così, poi per forza di cose il Cosenza doveva cercare di recuperare e quindi si è visto maggiormente nell'area di rigore avversaria. C'è tanto da lavorare. Matera è un banco di prova importante, un banco di prova che l'anno scorso ha consegnato alla città un sogno, dopo aver vinto nei playoff, ha permesso di andare avanti negli spareggi
Quest'anno deve significare, dal punto di vista della simbologia, un qualcosa di simile, quello di ricominciare, quello di potersi riavvicinare alle posizioni che comunque competono a questo organico. Sentiamo prima Favo, magari sentiamo come ha analizzato lui la Favo, partita, e poi diamo la, che ci ha raccontato, diamo spazio a Kevin che deve andare via. Sì, sì, che ci ha raccontato Favo, che si è proprio preparato quello che ha fatto, sentiamolo. Franco Gagliardi, puoi ascoltare Favo per cortesia, che poi ti chiamiamo pure in causa. Grazie. Favo, allenatore del Paganese. È una partita che dobbiamo fare, io li ho allenati 8 volte questa settimana, sono arrivato martedì, quindi avevo visto il Cosenza nella partita di Monopoli, l'abbiamo preparata, ma sono stati bravi ragazzi, perché adesso dire in 8 giorni di avere messo la mia mano mi sembra quantomeno eccessivo, non sono così presuntuoso né fanatico di dire abbiamo studiato la partita, abbiamo cercato di prepararla in questo modo, dopo sapevamo che era una squadra che palleggia, sapevamo che era una squadra che si espone e abbiamo cercato di sfruttare le loro fragilità, però volevamo sul 2-0 a tutti i costi questa vittoria che ci consente di poter continuare a lavorare con un gruppo che si sta formando, anche oggi è arrivato con noi un altro giocatore, quindi abbiamo tanti giovani di belle speranze, qualche vecchietto che si deve rimettere in carreggiata, quindi per noi è una grossa boccata di ossigeno e di entusiasmo contro una squadra forte, che sicuramente sta attraversando un momento di difficoltà, ma ha dei valori tecnici assoluti e verrà sicuramente fuori. Questa è la speranza, questa è la speranza, ci cioè dice l'allenatore, che si è praticamente confessato. È stato chiaro, allora, Kevin, è una squadra che fa un buon palleggio, tiki-taka, tan-tan, perché tecnicamente il Cosenza c'è, però si espone troppo. Lo vogliamo rispondere a Favo? Insomma, la sintesi penso che sia lampante di come questa è una sconfitta molto diversa da quella di Monopoli, dove per stessa ammissione dall'allenatore, ma insomma è così, magari il Cosenza ha affrontato la gara con un atteggiamento un po' sbagliato, specialmente all'inizio, però questa volta da quello che si è visto la squadra ha cercato di chiudere la Paganese nella prima metà campo per l'intero match. Paghiamo a caro prezzo quei 90 secondi, comprese le esultanze dei giocatori della Paganese, 90 secondi di follia, di un paio di errori individuali grossolani che purtroppo ci hanno condannato, ma questo non intacca assolutamente quello che deve essere, insomma, un cammino che, ripeto, è stato intrapreso con grande fiducia e i cammini, anche quelli che finiscono con i migliori epiloghi, sono condizionati a volte anche da momenti negativi. Non devono essere questi momenti negativi o un errore individuale a far perdere, insomma, quello che c'è di buono finora fatto e quello che sicuramente faremo. E dunque ribadisco che la società, lo staff tecnico e la squadra sono totalmente concentrati, perché sono convinti che con il lavoro che stanno facendo sicuramente riusciranno ad invertire la rotta. Sono due partite completamente diverse, questo l'abbiamo visto dalle immagini, due sconfitte diverse, due partite completamente diverse. Siamo convinti che dalla terza la musica può già cambiare. Ma 20 minuti però ha dato una buona impressione, poi come si sono spenti i riflettori, si è andata anche la luce nel campo, abbiamo visto Pascali in ritardissimo prendere un giallo a centrocampo che non è riuscito addirittura a tenere un giocatore, e poi alla fine un Loviso che a mio avviso sarebbe bene un po' fargli fare un po' di preparazione e dare spazio a Palmiero. Una cosa che ancora non riusciamo a capire: perché Palmiero si è presentato nel migliore dei modi e adesso parte dalla panchina con un Loviso che ancora non è assolutamente in condizione? C'è qualche problema, capire anche... Sono scelte dell'allenatore, poi sai Pippo, quando gioca il giovane si dice... Però lo paghi caro. Si dice perché non gioca quello più esperto, quando gioca quello più esperto le cose vanno male, si dice perché non giocano le forze giovani. Quindi poi sappiamo bene tutti quanti, siamo esperti nel dire che poi sono i risultati che determinano le opinioni, e allora qui stiamo adesso a parlare, a dire perché non ha giocato Tizio al posto di Kai. Io ne faccio un discorso più generale, dico che la strada secondo noi è quella giusta, e come sempre i giudizi li daremo più in là e quando ci saranno più partite su cui giudicare, su cui insomma fare opinione. Al momento sicuramente non siamo i primi a essere delusi e capiamo la delusione di tutti, però non possiamo assolutamente abbatterci, non dobbiamo,
perché quando si è convinti delle proprie idee si va avanti fino alla fine e poi senza rimorsi, senza rimpianti vedremo quello che saremo riusciti a prendere. Io sono fiducioso, lo siamo tutti e ripeto, è un momento, è l'inizio del campionato e tutto può essere stravolto. Ormai siamo, voi avete sicuramente più esperienza di me, io ancora sono giovane, però giovane abbastanza da poter ricordare e dire quante volte poi i giudizi sono cambiati nel giro di 7-10 giorni. Però io una domanda te la voglio fare prima di dare Pippo la parola ad Antonio. Antonio, sì. Due partite, signori miei, due contestazioni. La prima Monopoli e Trinchera e gli altri sono dovuti andare sotto la curva e quindi praticamente dare conto ai tifosi che avevano fatto 600 km e quindi hanno detto a Trinchera determinate cose, io non c'ero che l'ho seguito attraverso Sportube, Eleven eccetera eccetera. Sabato sera l'altra contestazione, non so se in questo momento alle 16:30 si presenterà qualcuno in Bianco di Rino per farla lavorare la squadra tranquilla, perché io sono d'accordo con Kevin. A me un grande direttore che era Italo Cucci mi diceva di aspettare almeno 4 giornate, 5 giornate, un mese prima di dare un giudizio. Però la gente, come mai secondo te c'è questa, come dire, questa rabbia tra virgolette, insofferenza, non so se rabbia sociale, che cos'è nei confronti del Cosenza Calcio dopo queste sconfitte. Prima viene chiamato Trinchera, poi sono andati sotto la curva i giocatori, Pippo insieme a Fontana, poi lo sentiremo, sì, ha detto che doveva andare perché giustificava comunque i giocatori, lui non va mai di solito sotto la curva, però è dovuto andare, è voluto andare per rappresentare i tifosi, i giocatori che hanno usato la maglia. Però la rabbia del tifoso rimane, questo voglio sì, dire. Sì, ma non potrebbe essere altrimenti, nel senso sicuramente magari dopo due partite può essere presto, oppure no, questo insomma è chiaro, però credo che insomma le aspettative dei tifosi siano sempre alte. È sicuramente legittimo da parte loro perché lo fanno con grande amore, non sicuramente al fine di distruggere, e nessuno vuole negare o assolutamente imbavagliare la loro sofferenza, anzi hanno tutto il diritto, perché ripeto, quando poi questo viene da un amore che per loro è incondizionato, lo si accetta anche, lo si deve anche accettare perché fa parte del nostro mestiere. Però è chiaro che la pazienza in questi casi anche da parte loro deve essere importante, perché io sono convinto che senza l'apporto del pubblico poi è difficile anche riprendersi da questi momenti. E allora loro, come sempre hanno fatto, giocano un ruolo fondamentale in questo momento delicato, perché la rabbia del momento deve lasciare spazio poi a una rinnovata fiducia, anche da parte loro alla costanza nell'incitamento, e sono sicuro che insieme ne usciremo. Loro hanno tutto il diritto di essere delusi e lo siamo anche noi per primo, però a differenza loro non possiamo permetterci di lasciarci prendere troppo dal nervosismo, quindi spero sono convinto che ci seguano, e anche le loro dimostrazioni negative insomma le facciano sempre nei limiti della correttezza, come hanno sempre fatto e come li contraddistingue in questi anni, in maniera civile, e noi siamo pronti a prendere gli applausi quando lo meritiamo e a prenderci anche le critiche, come in questo caso magari ci tocca. Disamina veramente obiettiva quella di Kevin. Antonio, come dicevo io. Allora, io credo che innanzitutto il tifoso del Cosenza lo richiede a gran voce, vuole la Serie B. Quindi inutile girarci intorno. Al tifoso del Cosenza la Lega Pro sta stretta. Quindi, e lo chiede a gran voce ormai da tempo. Il presidente è stato chiesto con dei cori, è stato chiesto durante le presentazioni, è stato chiesto quando il presidente passeggia per Corso Mazzini. Il tifoso del Cosenza vuole la Serie B perché legge questa categoria, quella come più consona alla storia, al blasone e alle aspettative della società. E non è facile, tu lo sai. Non è assolutamente facile, è la cosa più complicata del mondo. E sono d'accordo con te. Nel momento in cui viene fuori questa insoddisfazione latente, perché io la definisco latente, perché altrimenti non viene fuori dopo una sconfitta, non viene fuori dopo la seconda partita persa, la prima casalinga, quindi c'era qualcosa a margine, e quando viene fuori questa insoddisfazione latente, è perché c'è il timore che il Cosenza sia come ibernato, e lo ribadisco, in Lega Pro, intrappolato in questa categoria, e quindi con chi se la si può prendere, se non con chi comanda la società. L'unico dirigente che c'è al Cosenza Calcio, vale a dire Eugenio Guarascio, proprietario, socio 100% della squadra, è colui che gestisce ogni minimo dettaglio della squadra, del club di sua proprietà.
E quindi è qualcosa, come diceva Franco, forse di sociale, sì. Qualcosa che... Di questo ce ne parlerà dopo aver sentito Fontana Franco Gagliardi, perché Franco conosce a menadito la situazione del Cosenza. E proprio per questa motivazione, con questo organico, con questi nomi, che poi con i nomi magari non si vince, però tante volte è un buon viatico per farlo, perché vuol dire che si è presa gente di esperienza, gente abituata ad altre categorie, gente abituata anche a determinate pressioni. Pippo prima parlava di Loviso, io non sono d'accordo con Pippo, per me Loviso deve giocare anche la prossima partita, anche se ha giocato male le prime due, per una semplice motivazione, perché in questo momento il Cosenza ha bisogno di carattere, ha bisogno del carattere dei suoi migliori uomini. Ma non era Loviso il problema, vale a dire Pascali, vale a dire... Tenere fermo Palmiero che è in palla è siamo un po' d'accordo. Un peccato. Però in questo particolare frangente, dove c'è una contestazione, dove c'è del malcontento, dove ci sono zero punti in classifica, insoddisfazione, il Cosenza ha bisogno che i suoi uomini migliori prendano per mano i compagni, prendano per deve mano uscire la fuori il carattere, esattamente, che non abbiamo visto, e portino il Cosenza fuori da questa classifica immediatamente, cosa che a mio avviso per le qualità che ha non metterà più di poco tempo a farlo, ecco. Sentiamo subito mister Fontana, poi sentiamo Gagliardi. Dal punto di vista dell'atteggiamento non posso dire nulla ai ragazzi, perché hanno cercato di fare la partita nella prima, soprattutto nella prima parte della gara, quando siamo stati abbondantemente dentro la metà campo avversaria. Poi purtroppo nel calcio ci sta anche l'errore e stiamo pagando troppo gli errori nostri. Questo sicuramente è un dato che si evidenzia in queste prime due gare. Ad oggi non posso dire assolutamente nulla, anche per come hanno tenuto il campo nel secondo tempo, che non era assolutamente semplice. Abbiamo cercato di continuare a fare la partita, abbiamo cercato di creare come abbiamo fatto. Purtroppo non abbiamo trovato la via del gol per una serie di motivi. Ma ripeto, siamo all'inizio, ovviamente c'è tanto da lavorare, c'è tanto da smussare. Oggi non ci aspettavamo tantissimi cambi, come in realtà non ci sono stati, però abbiamo cercato di fare la partita. Poi tutto cambia quando prendi gol, quando cerchi di passare questo momento e non ci riesci, causa infortuni nostri, e non perché magari ci sia una ricerca fosse nata da parte degli avversari, ma ripeto, il calcio è anche questo. Ma quello che mi preme dire, così come sottolineate i ragazzi, che stanno facendo assolutamente un grande lavoro e devono continuare a farlo, perché questa è la strada per uscire da un momento così. Oggi gli episodi ti girano contro, bisogna anche creare quella situazione dove la fortuna ti dà una mano, ma che non è la fortuna che ti dà la mano, dobbiamo andare a cercarla. Mister, fortuna non fortuna, bravo, tecnica. Bravo, ha detto una cosa, condivido quello che ha detto Fontana, la fortuna... Deve andare a cercare. Bravi, deve andare a cercare. Franco, insoddisfazione, contestazione e la seconda sconfitta, questa difesa alla Zeman, ne hai detto tu poco fa, hai fatto un piccolo passaggio, ho detto forse sarrismo, ho detto io per fare una battuta. Come inquadriamo tutta questa situazione, questa partenza ad handicap? Ma io mi permetto, ma chiedo sempre scusa se posso sbagliare in questa situazione. Sbagliamo tutti, no, per carità. Però devo dire che io la mia analisi parte da lontano. Sì. Cosenza io la conosco benissimo, no? E parte da lontano, dal momento in cui il Roselli è andato via da Cosenza. Sì. E dice, ma che c'entra Roselli? C'entra. Cioè, Roselli ha influenzato il periodo iniziale di Guarascio, del Cosenza di Guarascio. E lo ha iniziato giocando in una certa maniera che ha portato anche alla vittoria di una Coppa Italia. Giusto. Vino rosso e provolone. Eh? Vino rosso e provolone. Certo. Fatti concreti. Concreto. Allora chiaramente Roselli è stato mandato via dal pubblico di Cosenza, perché si era seccato di vedere sempre lo stesso tran tran di una squadra tutta arroccata che viveva su quell'uscita di Statella e di una squadra costruita per giocare in contropiede. Giusto. Errore. Andare incontro al pubblico che richiamava Roselli. Bisognava continuare a finire il campionato e poi alla fine del campionato sciogliere una nuova strada. Immesso De Angelis, sì, un giovane, il quale paga questo avvicendamento con quattro risultati negativi, che allontanano il Cosenza da quelle posizioni che le competevano essere proprio a ridosso delle prime, normale. Si sono fatti altri acquisti, c'è stato uno svenamento, penso, perché oltre a questi io ne vedo pochi rimasti, tipo un certo Letizia che non lo vedo più. E a Catanzaro. Cioè si è cambiata una certa situazione. 12 elementi nuovi. C'è stato troppo un cambio. Questo cambio poi non ha visto nemmeno la riconferma di De Angelis. Chiaro?
Io dico, e non c'è stata nemmeno la riconferma di direttori sportivi che conoscevano e facevano le situazioni tecniche del Cosenza, che finiva il campionato e probabilmente doveva dire pure di quel Cosenza cose pregi e difetti. C'è stato l'avvicendamento con un nuovo direttore sportivo. Prego. Dobbiamo fermarci. Riprendiamo da te. È un piacere ascoltarti, però ci chiamano non cambiate canale. Ma poi lo riprendiamo. Pubblicità. Riprendiamo se subito dove siamo. C'è Franco Gagliardi. Allora salutiamo Kevin. Un programma in collaborazione con Il sorriso rende più belli. Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. Chiama e prenota la tua prima visita con panoramica e check-up dentale gratuiti al numero verde 800 180 105. Da oltre 30 anni, MPM Derma è azienda leader nel settore della stampa pubblicitaria. Da noi troverete un'ampia scelta di abbigliamento sportivo per squadre di calcio, enti ed associazioni, la più vasta gamma in pronta consegna della Calabria di coppe, targhe, trofei e medaglie. Realizziamo targhe con tecniche di lavorazione innovative. Per informazioni 0984 40 24 22. 11.000 metri quadri, più di 100.000 articoli. Mondo e risparmio. Infinita scelta tra casalinghi, mobili, fai da te, abbigliamento, calzature ed elettronica. E mentre tu fai shopping, i tuoi bimbi si divertono nei 500 metri quadri di area giochi completamente gratuita. Mondo e risparmio. Ogni giorno è un buon giorno per risparmiare. Presso Parco Commerciale Campus, Contrada Cutura, Strada Statale 107 Rende. Allora Pippo, dove ci va a salutare Kevin perché purtroppo deve andare via, che team manager stanno per lo vogliamo dire che noi andiamo in diretta e ce lo chiedono alle 15 e poi questa sera alle 21 c'è naturalmente la replica. Siccome sono le 16 questa 5, è la replica, vabbè. Ci deve lasciare, no, la replica abbiamo stasera alle 21. Stasera ci stanno avendo lo stesso orario. Sì, è vero. Allora Kevin, noi ti ringraziamo, vai a vedere grazie, quello che succede. Grazie oggi a voi dell'invito. Speriamo nulla di particolare. Sono convinto che la prossima volta che ci rivedremo in questo studio parleremo di cose diverse. Vabbè, la Juve. Comunque io sono contento di averlo incontrato nei vostri studi. Perché questo mi è molto familiare, questo giovane. Perché ci siamo voluti bene con la sua famiglia. E per me è un onore, insomma, sedere a fianco a un decano del genere. No. Grazie Kevin. Allora, grazie Franco, a voi. Eravamo rimasti su questo discorso sul Cosenza, praticamente stavi un po' facendo il quadretto della situazione. E allora stavo dicendo, ero arrivato. Raccontaci tu. Ero arrivato e dicevo De Angelis, facciamo che i salti mortali per far uscire a Kevin. De Angelis non vi preoccupate. È stato messo lì sul ecco campo. Qua, allora siamo chiaramente ha dovuto, per accontentare la piazza, e un po' anche ritengo che si era convinta anche la società, perché deve essere convinta anche la società, se no va a braccio sempre. E allora è stato fatto un altro investimento per quanto riguarda i giocatori a gennaio. C'è stato un periodo di tempo che la chiamo vacazio per poter ottenere risultati, per cambiare il calcio, per cambiare il gioco, che potesse far divertire. Non dimenticherò mai, vi vogliamo così dopo una sconfitta che c'era stata contro il Matera. Quello per me è la situazione che boccio e che non accetto in nessuna maniera, come per dire l'imposizione. Sicuramente dal pubblico non verrà mai, ci sarà sempre dal pubblico un incitamento a fare delle cose alla luce dei risultati che si ottengono, però ci deve essere una società capace di poter dire si deve fare questo in funzione di questo e soprattutto per un ritorno d'immagine e per far piacere al pubblico che vuole vincere come noi, questo lo ammetto, no? Invece alla fine di questo campionato, direttore sportivo che è andato via e allenatore che già penso conosceva la squadra e che secondo me non avrebbe tenuto gli stessi giocatori, poteva mandare via qualche altro giocatore. Cioè io all'inizio quando sono venuto forse c'è stata un po' di frettolosità, oppure c'era un'incomprensione tale che non si poteva più gestire il tandem Guerascio De Angelis, no? Perché una volta che De Angelis ha fatto l'apprendistato, inizia. Ma io con questo non dico nemmeno che devo bocciare Fontana, assolutamente, alla luce di quello che sta succedendo oggi, perché io ritengo che, guarda caso, per la fortuna dei tifosi del Cosenza e che penso lo sanno, e per fortuna del signor Guarascio e probabilmente anche per la bravura loro di Guarascio, dei tecnici a disposizione, io ritengo che il Cosenza ha una grossa
una grossa rosa, una grossa rosa che in questo momento forse sta pagando lo scotto di aver cambiato in un periodo breve troppi modi di giocare. E ancora oggi Fontana non riflette né Roselli e né De Angelis. Bravo. Probabilmente perché da quello che capisco sta cercando di portare un modo di giocare in campo che si riversa nella propria metà campo, e magari se Perina si alza esageratamente, forse prima che si alzi lui c'è bisogno ancora di limare qualche copertura in più per non dar sì che alle spalle dell'ultimo difensore ci sia una voragine che, dato che tutti leggono le partite, così come tutti le leggono, ti possono preparare, come ha detto quell'altro, quello scienziato lì che ha parlato ultimamente, ultimo arrivato, che si è detto che l'ho incartata, ma il Cosenza è una grossa squadra, gli è andata bene, anche perché io non ho visto la partita, probabilmente tante cose potevano andare diversamente, ma adesso gira male. Io cosa consiglio? Grande tranquillità, pubblico che deve stare al posto suo, sempre cercando di puntuare nella giusta misura, perché il Cosenza, a prescindere da chi c'è oggi, da chi non c'è, ci sarà domani, è un'entità che è riconosciuta in livello di Serie C. Di Serie C, una forza dominante, e rimarrà sempre tale. Grazie a Franco Gagliardi. Perché adesso è quello che stava dicendo, e sentiremo che ha detto, ci ha messo pure la faccia, il DS Trinchera, e lo sentiamo subito, ci vuole calma e lavoro. Sentiamo la Trinchera. E dopo Antonio. Un momento delicato, dobbiamo riflettere, perché cominciare una stagione con due sconfitte di queste dimensioni assolutamente non erano assolutamente inaspettate. Però adesso è chiaro che a mente serena dobbiamo portare dei correttivi, il mister con i ragazzi purtroppo devono porre rimedio e cercare solo nel lavoro delle soluzioni, perché adesso è opportuno parlare poco, ritrovare un po' di serenità, perché le sconfitte, soprattutto quando arrivano così, chiaramente è difficile da assorbirle, quindi bisogna parlare poco e lavorare. Allora, Antonio, perché alla fine Trinchera, voglio dire, ci ha messo la faccia, è stato chiesto pure che ci mettesse la faccia, ce l'ha messa, è giusto che sia così, perché alla fine la squadra l'ha fatta lui, le responsabilità sono anche sue, o no? Principalmente, un direttore sportivo, quando le cose non vanno bene, di solito va in sala stampa. Trinchera non solo è venuto in sala stampa, Trinchera la settimana prima è andato nel settore ospiti dei tifosi del Cosenza, come dicevo io prima, dando spiegazioni face to face a chi le richiedeva. Quindi per il momento, da buon capitano, sta difendendo la propria nave, il proprio fortino, quindi nulla da eccepire. Poi, come dire, come se ne esce? Semplicemente con delle vittorie, solo con delle vittorie, la perché i risultati influenzano ogni giudizio, influenzano la classifica, influenzano il parere che si ha dei calciatori, influenzano il parere che si ha degli allenatori, della stagione, di tutto. Se arrivano le vittorie anche giocando male, bene, va bene ugualmente. Se le vittorie non arrivano anche giocando bene, quell'allenatore non sarà mai l'allenatore dei sogni dei tifosi. È molto semplice, il calcio da questo punto di vista è lineare. In mezzo ci sono mille sfaccettature che vanno analizzate, vanno lette, e questo devono farlo per forza di cose Fontana e Trinchera. Allora Pippo, io direi che molto del Cosenza abbiamo dato moltissimo spazio, è giusto che parlerebbe. Io abbiamo anche, la mia l'ho già detta, aspetto questa. Parliamo delle altre squadre calabresi, sì, a questo punto. Aspetto questa trasferta di Matera, poi vedremo il prossimo. Io a Matera mi aspetto la reazione, la scintilla sì. Dai big dello spogliatoio, perché dal punto di vista psicologico un nuovo Caporli poi mi inizierei a preoccupare, sono sincero. Benissimo. Se no, se non fosse così, chiedo scusa, aggiungo. E chiudiamo, Da Matera, sicuramente Matera ha perso fuori casa, mi pare, sì, no? Ha perso 2-1, ci sarà una partita importante La Leonzi è una delle squadre, possiamo dirlo, uno dei migliori organici del campionato. Una squadra che ha speso anche dei soldi, una squadra perché ha mandato via quelli che avevano permesso di vincere il campionato. Ha preso un ex rendese? Che ha segnato, cioè, ma questo, io dico, questa partita, benedetta partita, viene anche presto.
Cioè il Cosenza sta lavorando, ragazzi, no? Abbiamo detto che sta lavorando su metodi nuovi e che sono convinto, e ne sono convinti gli addetti ai lavori, che porterà risultati. Dobbiamo avere non tanta fretta, come perché il campionato non si vince alla seconda partita, ma nemmeno si perde, se no io a questo punto dovevo fare salti di gioia. Arrendiamo vinto un campionato, mancamo vinto 10 libri che stiamo facendo punti per poter poi stare calmi quando verranno Batosta a non venire, e me lo auguro che verranno solamente contro i cose, le due partite contro i cose vorrei che Rende perdesse, però tutte le altre le vorrei vincere, e speriamo che si avveri questa cosa. Un codino possiamo dirlo a questo, Franco, che il Cosenza sta facendo una preparazione, possiamo dire la zemaniana, che vede i suoi frutti a partire dal secondo mese, da ottobre, novembre. Ma io dico, io, ed è pieno di carichi di lavoro, e per e questo... E io ti aggiungo un'altra prima, cosa, però io ti aggiungo, questa è una teoria. Io ti ho detto, e sono stati cambiati troppo giocatori che ai metodi nuovi possono acclimatarsi con un po' di ritardo. Il Rende non ha fatto una preparazione velocissima, esatto. Cioè sfrutta il lavoro metodico che tutti gli anni è stato proposto. Perché c'è sempre allora qual è la differenza? Che a Rende si lavora in maniera pragmatica seguendo il metodo che ha permesso di vincere anche in Lega Pro. Raga, quando si sono vince due metodi di lavoro in quarta serie, si vince certo in Lega Pro e si può vincere anche in Serie B. Noi dobbiamo valutare che tipo di giocatore abbiamo e fin dove possa arrivare alla loro crescita, questi campionati, e lì dobbiamo stare attenti, anche se ho detto la mia, e in società sono attenti a intervenire dove è possibile. Ok, grazie Franco, allora abbiamo la scaletta perché il tempo non ce la facciamo, Pippo, che vogliamo parlare? Vogliamo parlare di Regina Catanzaro. Tra altre cose parlavamo Franco, vogliamo Regina. Vedere i highlights, ascoltiamo gli allenatori, abbiamo la scaletta, vedi il tempo se a disposizione. Se riusciamo a fare solo 20 gol, se no parliamo direttamente con gli allenatori perché i tempi non ce la facciamo. Vabbè, comunque allora faccio io una sintesi, 30 secondi, era un derby che oltretutto è andato in free su Sport Italia sabato sera con la seconda voce di un ex giocatore della Regina e del Cosenza Calcio di Gianluca Savoldi. Questo derby è stato vinto dalla Regina per 2-1, Sciammane ha fatto il primo gol e poi c'è stato, ecco qua, vediamo un attimino gli highlights di questa partita, la Regina in maglia amaranto, Catanzaro in maglia bianca. È stato un derby abbastanza equilibrato, ma la squadra di Eugenio Maurizio ci credeva fortissimamente dopo la sconfitta di Rende, e quindi si è aggiudicato il derby per 2-1 nonostante il Catanzaro abbia mostrato di avere le carte giuste per disputare un buon campionato di Serie C. Qui c'è un attacco della Regina, poi c'è stato praticamente, oltre al gol di Sciaman dopo 36 minuti, il pareggio di Benedetti del Catanzaro sul calcio di punizione, il gol partita, caro Pippo, lo ha realizzato un giocatore che io l'anno scorso ho segnalato anche a Cosenza Calcio, che si chiama Porcino. Poi vedremo il gol di Porcino, che lo scorso anno da Karel Zeman, caro mister Gagliardi, veniva impiegato da esterno d'attacco, bravo. Quest'anno invece fa il terzino sinistro. Fa il terzino sinistro. Quando ha giocato il 4-3-3, poi ha cambiato, ha messo 5 in difesa e ha giocato come quinto. Come ecco qua il gol. Possiamo tagliare il gol di Sciaman. E possiamo tagliare ed andare direttamente su l'intervista di Maurizio, se no non ce la facciamo con allora, i tempi. Sì. E possiamo pregare la Allora Enzo Leonetti, Maurizio prima e Terra dopo, così poi andiamo nel dibattito in studio. Grazie. Noi la partita ce la siamo goduta in campo e sono contento dei miei calciatori che hanno saputo soffrire, e noi dobbiamo tener conto solo a noi stessi, non dobbiamo tener conto a nessun altro. Dobbiamo giocare per la città, per noi, ma l'importante è tener conto a se stessi, e questo risultato ci dà una grossa gratificazione interiore. Il resto è noia, ma dobbiamo lavorare sugli ultimi minuti perché non è possibile prendere due occasioni da gol in 10 contro 11 negli ultimi minuti. Questo io vedo la vita così. I veri tifosi della Regina hanno un'anima, hanno un cuore e non sono così incompetenti, oppure non sono così come qualcuno va a far credere. Sono delle persone di grande spessore umano, di grosso amore per la maglia, per la città, e è normalissimo quello che avviene, una simbiosi unica tra squadra e tifosi, che poi sono la vera essenza del calcio. Noi, io, allenatori e il resto contano poco, chi va in campo e chi fa il tifo sugli spalti sono i protagonisti principali di questo sport. Maurizio sempre molto come dire, sagace, anche simpatico, la battutina, tutto il resto è noi alla Califano.
alla Califano. Alla voce gli somiglia un po' a Califano, buon'anima. Sentiamo subito Erra, così vediamo il discorso. Erra è molto più pagato, però ha assorbito, non so fino a quando la botta. Alessandro, ormai la partita ce l'avevamo in pugno, era nelle nostre mani, quindi chissà poi che gli episodi determinano le partite, ma ritengo che sia stato, soprattutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava profondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. Peccato, se devo dire, poi anche in inferiorità numerica, la squadra ha creato 3 palle gol per venire perlomeno al pareggio, ma c'è grande rammarico per questo risultato, anche se la prestazione in crescendo della squadra mi lascia ben sperare. No, è arrivato anche Anastasi, che è un giocatore con caratteristiche diverse, ho visto anche un puntoriere che ha fatto secondo me 60 minuti di buon livello, non è stata una bocciatura, una sostituzione, è stata anche per mettere anche più fisicità, e quindi è stata la sostituzione in questo senso qua, per sfruttare anche qualche pallone aereo dove siamo andati a tratti in difficoltà, però ritengo anche chi è entrato abbia fatto una buona partita. Beh, ha finito mister Erra, allora la parola. Sì, sì, a Franco Gagliardi e poi sentiamo le ultime dal Consiglio federale di Antonio Claus, che sono notizie molto importanti. No, riflettendo su, cioè, un allenatore vincente e un allenatore perdente, io posso dire da esperto che i tempi sono caldi, su diverse piazze già oggi, capito? Cioè una piazza calda sarà Catanzaro, se Catanzaro, anche perché secondo me gli allenatori che si trovano quando arrivano nuovi dirigenti, tipo direttori sportivi, segretari tecnici e tutto il resto, c'è Doron, o fanno risultato o hanno le ore contate. Capito, a Reggio c'è una piazza incredibile. Catanzaro, no, no, io sto parlando di Catanzaro, più a rischio Catanzaro. Sono Catanzaro, due piazze uguali. Un direttore sportivo e un segretario identico, tecnico nuovo, e che trova un allenatore. Se o i risultati arrivano subito, si cementa subito la cosa. Oppure ma Reggio, Catanzaro, Reggio, stesso, Reggio invece è tutto cambiato. Guarda caso è andato via Martino. Chiaro, che non è quello che eventualmente non voleva Maurizio Chi per lui, no? Ciò vuol dire che Maurizio con il suo Basile che sta gestendo la situazione, spero che possa fare risultato, ciò vuol dire che ai tempi di un esonero eventuale di cosa, Maurizio è molto più remoto. Sì, ho capito quello che stai dicendo. In settimana è stato sui carabinieri. Però volevo riferire che oggi purtroppo alla luce si vive dei risultati, alla luce di quelli che sono i risultati attuali, molti allenatori devono stare attenti, anche perché poi, a prescindere da tutte le altre cose, i presidenti si vogliono salvare la faccia. I direttori sportivi, se non vanno via prima loro, e devono, chiaramente chi fanno pagare? Un presidente, fanno pagare i giocatori, specialmente il Dillo, le piazze sono forti, i calciatori, è ritenuto che in determinate piazze dove già bolle la pentola siano forti, chi paga l'allenatore sempre. Noi a Rende ci teniamo questo allenatore perché è riconosciuto da tutti, e anche da me l'ultimo arrivato, che è un grosso allenatore di cui sentiremo parlare. E poi non abbiamo tanti grilli. Il problema è quello. La bellezza non siamo consci di non aver fatto però una preparazione veloce. Siamo consci che questa autostima potrà migliorare attraverso anche dei colpi di fortuna che sicuramente in queste 3 partite che abbiamo vinto ci sono anche. Senza stati. Pressione la piazza, Antonio, poi allora, farai grandi cose. Questo è un po' il vantaggio di essere Rende, di essere satellite di Cosenza, nel senso ovviamente geografico, è quello di non avere pressione alla piazza, di avere tutto quanto, come dire, il campo libero e non riuscire a lavorare con tutte le idee che c'è. Allora, Franco Gagliardi, a voi ve lo devo dire, vi voglio bene, ma oltretutto noi che lavoriamo per il Rende, quasi tutti quanti siamo di Cosenza, anche se ci mandano via dove dobbiamo andare, via Squazzati, c'è De Rosa, va a finire a Cosenza pane bianco, cioè, e questo secondo me, io dicendolo alla Gagliardese, è un fatto di merito che deve aumentare la stima verso questa città, che eventualmente cerca tanta di valorizzare qualità, o dare modo a chi vuole lavorare in città di poterlo fare. Franco Gagliardi ha detto una cosa importante prima di dare la parola ad Antonio Claus, e mi ha fatto un attimino riflettere, quindi poi io, insomma, avendo coordinato un bel po' di tavole rotonde, capisco al volo e perché lo conosco benissimo. A Pratica Danzare di Reggio, 2 realtà completamente diverse. A Catanzaro c'è stato un investimento importantissimo, hanno trovato un allenatore,
come diceva lui, hanno buttato le canne da pesca per la trota, eccetera, eccetera, però se non dovessero arrivare i risultati, qualcosina potrebbe scricchiolare sulla paghetta. Questo ha detto l'assunto di Franco Gagliardi. Certo. Viceversa, caro Pippo, a Reggio invece no, siccome non ci sono molti soldini, volendo o nolente, Maurizio deve restare là e quindi devono fare i punti per salvarsi. C'è la questo, Franco, che ho capito. Sicuro. Benissimo. Antonio Clausi, vai. Nulla, dal Consiglio federale sono state approvate l'anticipazione del pagamento del quarto bimestre con penalizzazioni da scontare nella stagione in corso. Ah. Poi il contributo straordinario al fondo di solidarietà con il quale si è discusso tantissimo. Quello che ha fatto arrabbiare i laici. L'anticipazione del pagamento dello stipendio di giugno nel mese di agosto. Sì. E poi si è... anzi, l'anticipazione del pagamento è stata rinviata a data da destinarsi e poi l'equiparazione del regime fide iussorio per l'iscrizione ai campionati uguale a quello previsto per il calciomercato. Ed è giusto, praticamente andranno fatte le fide iussorio solamente con le assicurazioni iscritte all'ISPAV italiane. Esatto. E hanno tolto di mezzo quelle straniere, le famose Farlock. Vabbè, lasciamo stare, tipo Messina, dai. Ci siamo capiti. Della Vibonese non è uscito nulla ancora. Assolutamente. Pippo, allora? Aspettiamo. Io direi a questo punto di prima del prossimo turno, di chiudere con una parentesi un po' simpatica. Dimmi. La Serie A sulla spiaggia del Crotone, che giocherà domenica prossima col Cagliari, e poi chiuderemo la trasmissione. Cagliari è dura? La tua squadra, La mia squadra, i tuoi amici. È Castello. Dura Castello. Contro il Milan il Castello meritava qualcosina di più, non me ne voglia Mirabelli. E vediamo il servizio sul Crotone. Crotone sulla spiaggia, ci sono anche le due novità, Tomillo e il sudamericano Romero. Aristotele. Lorenzo Aristotele. Canà. Ci manca solo Canà. Sono felice di stare qui per giocarmi comunque e soprattutto dare una mano alla squadra. Sensazioni positive perché comunque la squadra sono molto dei ragazzi simpatici, il mister comunque mi ha accolto bene e speriamo di essere sempre più uniti per raggiungere sempre il solito obiettivo. Con Alessandro mi sono sentito prima di partire, appena ho scritto il messaggio al gruppo della squadra che venivo qua, lui mi ha scritto subito, mi ha detto se mi servisse qualcosa lui era pronto ad aiutarmi, quindi lo prendo come esempio. Alessandro, come Ricci, Capezzi, questi qua, comunque ne sono usciti tanti e spero anch'io di fare la stessa gavetta loro. Perché tu mi contento e tu mi felice di pertenere a questo equipo, a questa famiglia, è vero che tengo muchas sensaciones buenas y de verdad quiero trabajar de la mejor manera para darle una alegría a toda esta gente que nos va a apoyar partido tras partido. Allora Pippo, io ti darei la parola a Gagliardi anche perché prima dicevo qualcosina sul mercato. Ma tu lo vuoi come opinionista? Lo utilizziamo anche per la parola a lui. Grande tecnico, grande conoscitore, soprattutto che cosa fa lui? Lo scout Romero. È bravo. È stato in Sud America una vita, però. No, è bravo anche perché lo ha detto anche prima, fa parte del giro della nazionale, mi pare. Sì, no? sì. E allora, ma io ho fiducia in Ursino, hai capito? Lì si fa un lavoro veramente di scouting da dove c'è da apprendere, da imparare. Però ricordate che il mio scouting non si rifà solamente alla città di Cosenza, perché già ci sono dei preposti alla grande, tipo De Rose, che stanno. Forse dobbiamo modificare e migliorare il nostro rapporto con le società vicine, no? Sì. Sicuramente, in modo da darci un'idea più alta di come si deve fare anche il calcio con le squadre minori. E quello che si riferisce, intanto stiamo a vediamo le partite che poi devono incontrare questa squadra. Stiamo molto vicino a Brunello, perché Brunello è un tipo alla mano, sì. E io sono suo zio, tra parentesi, mi sento suo zio. Sto vicino a un presidente che, per generazione, andare che il presidente del Rende, io me ne faccio carico. È affezionato a Rende, ma è un cosentino in senso generale. Sì. Vabbè, il papà. State attenti che adesso stanno facendo carrozze, trenini, bordelli vari, no?
I Coscarella a Cosenza hanno sempre fatto bene, hanno visto sempre bene, pur gestendo la società fatto calcio. E anche il Rende, tifosi e gente del luogo, indigena di Rende, è molto legata a quello che fa il Cosenza. Per noi il Cosenza deve essere uno sfogo per poterci aiutare a risolvere i nostri problemi prima. Ok. E allora Pippo, andiamo a vedere il prossimo turno, perché il Crotone abbiamo detto che giocherà a Cagliari. Due squadre rosso-blu, so che le società hanno fatto anche un amichevole, quindi sì, i rapporti sono ottimi tra la società del presidente Brenna e quella del presidente Giulini, quindi vedremo quello che succederà. Poi. Oltretutto si giocherà all'Arenas, alla Sardegna Arenas Franco, uno stadio che è stato messo su in 4 mesi al fianco del Sant'Elia. Quindi quando si vogliono fare le cose per bene in Italia, con i lavori pubblici, con la burocrazia, come i giapponesi, l'hanno fatto tipo Cina, tipo Giappone, in 4 mesi è sorto il Sardegna Arenas. Speriamo che il ponte per andare insieme. Qualche partita prima poi la facciamo. Prossimo turno, Pippo, eccolo qua, allora lo possiamo andare a leggere immediatamente. Atalanta Sassuolo, Benevento Torino. Vai. Non ci vedo bene. Bologna Napoli. Allora Bologna Napoli, Cagliari Crotone, Inter Spal, Juventus Chievo Verona, Lazio Milan, Sampdoria Roma, Udinese Genoa, Verona Fiorentina. Oh. Vediamo il prossimo turno della Serie C, caro Enzo Lenetti. Serie C Lega Pro. Sì, Serie C. Che si gioca sabato. Si gioca sempre sabato. Catania Lecce, questa è una gran bella partita. Sì. Catanzaro Juve Stabia, Fidelis Sandria Casertana. Matera Cosenza, lo abbiamo detto, sabato alle 18.30, poi Monopoli Acragas, Paganese Regina, Rende Siracusa, Stadio Lorenzoni, ore 18.30, Trapani Sicula Leonzio, Virtus Francavilla, Fondi. E poi non è stata messa la squadra che riposa. Che è la Juve, mi sembra che sia, ora non ricordo, perché in questo momento c'è sempre una squadra che riposa, il Rende il 7 ottobre. Siamo ai saluti, ci fanno segni, salti mortali. Ringraziamo comunque Kevin Marulla, che è dovuto andare via per motivi di lavoro. Ringraziamo Mister Franco Gagliardi, scout del Rende, grazie. E il nostro collega Antonio Clausi. Salve a tutti. Noi ci vedremo questa sera in replica alle ore 21 e poi naturalmente ci stiamo vedendo alle 21 con Pippo Gatto, ci stiamo vedendo in e con Franco Segreto. Per questa Pippo puntata Gatto, è tutto, lunedì prossimo sempre. Mi raccomando, alle 15 e poi alle 21. Grazie, arrivederci. Non cambiate canale, TeleEuropaNet. Un programma in collaborazione con Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. MPM Derma è azienda leader nel settore della stampa pubblicitaria. Mondo e risparmio, ogni giorno è un buon giorno per risparmiare.